Il nostro prossimo ospite ha una lunga esperienza in comitati nazionali e internazionali e si concentra proprio sulle aziende alimentari, sulla fame nel mondo e sulla resilienza. E queste sono nozioni importantissime per noi. Il nostro prossimo ospite è Distinguished Fellow della Global Food Agriculture, è uno dei miei eroi, delle mie origini, e quindi un grande applauso per Ethryn Cousin. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per questa occasione di partecipare in questa discussione critica. La questione è: che cosa dobbiamo fare per creare un sistema alimentare che universalmente possa portare il mondo dalla fame alla sostenibilità e al benessere? Come possiamo sviluppare un impegno condiviso verso il nostro futuro sostenibile? Pensare esaustivamente a come possiamo creare la volontà pubblica sia nazionalmente che globalmente per assicurare che i nostri governi, le nostre aziende, la società civile e tutto il mondo, tutti e ognuno di noi riesca a supportare dei cambiamenti politici, normativi, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui investiamo finanziariamente, le famiglie, la comunità e oserei dire anche i cambiamenti personali, i cambiamenti necessari per raggiungere l'obiettivo ambizioso di creare un sistema alimentare sostenibile che possa sostenere l'umanità e allo stesso tempo eliminare l'impatto negativo che il nostro sistema alimentare oggi crea. Avete ragione, non è facile. Ma come ha detto spesso l'ex presidente Obama, le cose difficili sono veramente difficili. Eppure queste cose difficili sono cose che noi dobbiamo fare per mettere a posto il sistema alimentare attraverso le fattorie e il consumo, per assicurare che tutti in ogni luogo possano avere un accesso durevole e sostenibile a cibo nutriente. Recentemente, con il COP25, ci sono stati molti leader del pianeta che si sono riuniti e hanno cercato di ignorare, così non farci sentire l'urgenza di quello che ci suggeriscono i dati scientifici. Eppure c'è la rottura del sistema alimentare che è la minaccia più grande per il cambiamento climatico e i dati suggeriscono che con le proiezioni nel futuro le aree tropicali e in particolare in America Latina, America Centrale, Africa Meridionale e Sud-Est Asiatico, dove il 90% della popolazione si concentrerà nei prossimi anni, si trovano davanti ad una situazione veramente fallimentare, con una produttività bassa e un basso potenziale. Beh, al contrario, i dati ci suggeriscono che i paesi che si trovano ad alte latitudini nel Nord America e in Europa, dove il lavoro, i posti di lavoro, l'agricoltura nazionale e la produzione alimentare sono generalmente bassa, beh, questi avranno delle perdite di ordine di grandezze inferiori o addirittura avranno dei guadagni, come per esempio in Canada.
ecco, stiamo parlando delle condizioni climatiche, ma io ho voluto sfruttare questo invito oggi perché voi vi rendiate conto che c'è una crisi alimentare in tutto il mondo, perché vi rendiate conto che è necessario capire che queste azioni sono diventate indispensabili per fare in modo che nessuno si trovi ad avere fame e che tutti abbiano delle occasioni. Noi siamo qua, seduti alle 9 del mattino, a riconoscere che tutte queste cose difficili, ma questo futuro distopico non è così inevitabile, perché voi conoscete la storia dell'umanità, voi sapete che nel 1959 c'è stato l'inizio di una rivoluzione. In quel periodo era stato previsto che la carestia, soprattutto in India, avrebbe ucciso milioni di persone negli anni 70 e 80. Però abbiamo camminato insieme come comunità e la rivoluzione verde ha trasformato completamente l'agricoltura, soprattutto nel sud-est asiatico e soprattutto per quanto riguarda il frumento e il riso. Sì, abbiamo evitato la carestia che era stata prevista, però bisogna chiederci a quale costo. Il prezzo che abbiamo pagato è stato troppo alto, perché voi sapete che con la crescita della popolazione del 2050 di 9 miliardi e mezzo, 10 miliardi, dobbiamo aumentare la produzione agricola e quindi con la tecnologia che abbiamo a disposizione in questo momento, anche se non ci fosse un impatto climatico e i tassi di produttività fossero gli stessi, avremmo bisogno di calcolare 953 milioni di ettari in più aggiuntivi, un'area che è due volte tanto quella dell'India. E parliamo di biodiversità, perdita di alberi, questo significa che la richiesta di terra coltivabile richiederebbe tagliare tutti gli alberi che ci sono nel mondo. E questo non si tratta soltanto della biodiversità, ma l'agricoltura è responsabile di circa il 70% dell'acqua potabile di cui abbiamo bisogno e questo ha un effetto su almeno 2 miliardi di persone. Sapete che ci sono quasi 200 milioni di persone che non hanno la sicurezza alimentare e 650 milioni di persone invece soffrono di obesità. C'è un aumento nel mondo sviluppato di queste disfunzioni alimentari, sia nel mondo sviluppato che in quello in via di emergenza. Più sale, più zucchero e al WFP, al World Food Program, abbiamo parlato spesso del fatto che uno su sei bambini hanno una malnutrizione cronica e uno su dieci adulti sono invece obesi. E noi sappiamo che questa è una sfida. C'è anche il problema della deficienza dei micronutrienti per 2 milioni di persone. Eppure nel 2030 alcuni ricercatori dicono che la metà della popolazione del mondo soffrirà di una o dell'altra forma di denutrizione. La Fondazione Rockefeller ha cercato di dare dei suggerimenti per risolvere il problema del sistema alimentare: ricerca, innovazione, governance, cambiamenti della policy, ma anche fantasia.
Io vorrei dire che nella mia ricerca, nella mia esperienza, abbiamo bisogno anche di finanziamento adeguato e anche di azioni multisettoriali, comunitarie. Quindi per mettere a posto il sistema alimentare abbiamo bisogno di anche di partnership, di collaborazione. Sì, nuove ricerche, nuove tecnologie stanno arrivando, i problemi di spostare le soluzioni tecnologiche al di là dei progetti piloti, dei programmi, eccetera, in soluzioni durevoli e sostenibili. La sostenibilità deve essere buona per il pianeta, buona per la gente, ma deve anche rendere dei profitti. Le multinazionali come la Barilla hanno delle soluzioni per mettere a posto questi problemi. Anche le piccole e medie industrie che guidano i miglioramenti nel campo dei sistemi alimentari. Nel 2018 nell'industria agroalimentare sono stati finanziati moltissimi progetti, centinaia di progetti, e molto denaro sta arrivando nel settore agroalimentare, e nel 2019 16,9 milioni di euro sono stati investiti per questo, per risolvere questi problemi, ma c'è sempre il problema del basso reddito. Sempre dalla Fondazione Rockefeller e lavorando anche con l'Università di Stanford, abbiamo messo in piedi un progetto che ha confermato tutto il tempo e tutto il capitale di cui c'è bisogno per concentrarci su questo problema. E naturalmente questo problema ha un'influenza molto più grave per le fasce sociali con i redditi più bassi. E al di fuori degli Stati Uniti e dell'Europa il problema si presenta anche più grave. Le PMI e anche le aziende più grandi hanno bisogno di finanziamento, ma hanno bisogno anche di proprietari che siano attivi per riuscire portare avanti le loro operazioni in questa direzione. E molto spesso questi investimenti non sono sufficienti, ci sono dei margini troppo sottili. Ma siamo così sicuri che i problemi dei sistemi alimentari sia a livello nazionale che internazionale possano essere risolti solo dai governi e dalle aziende che collaborano, e non soltanto dalle multinazionali, ma anche queste PMI con degli investimenti di capitale che possono catalizzare e raggiungere le fasce sociali a reddito più basso. Or the consumer demand. Ma bisogna anche pensare a un nuovo modello che coinvolga le PMI e le grandi aziende, ma con un modello diverso che non sia basato esclusivamente su utili e profitti. Oggi parliamo di business, perché avere accesso al cibo nutriente di cui abbiamo bisogno non dovrebbe richiedere che ogni madre stia in una fila, ma dovrebbe avere ogni madre dovrebbe avere accesso a risorse, a cibo nutriente per i propri figli. Non ho mai incontrato una donna che dovesse stare in una fila per ricevere cibo. E il nostro lavoro di fornire cibo è
un modo per trattare questo problema, ma non è una cura al problema. Una cura vuol dire creare uno strumento basato sul mercato che possa dare accesso più sostenibile, più accesso al cibo, in modo da dare l'orgoglio alle madri di poter andare a comprare il cibo senza stare in una fila ad aspettarlo. Nutrition impact. Ecco perché la collaborazione e le azioni normative sono necessarie per fare in modo che le aziende possano lavorare in modo efficace. Quindi affrontare le sfide a livello globale è un lavoro molto complicato che ha bisogno di azioni multisettoriali, risorse finanziarie, e qualsiasi successo richiederà un ampliamento e ci vuole spazio per le idee di tutti, per tutti gli attori, attivisti, influencer e anche finanziatori, senza dimenticare i consumatori, portare la comunità e i consumatori, le aziende e i governi per rinforzare questa catena di fiducia. Quindi non c'è soltanto bisogno di fede per rimettere a posto il sistema alimentare, ma c'è bisogno di azioni molto concrete, non abbracciare il cibo soltanto come una medicina per curare la gente che è malata, ma il cibo deve essere salute, soluzioni in linea che siano accessibili e disponibili a tutti. E dovrei anche parlare della necessità di coinvolgere le donne soprattutto guardando a questo pubblico. Senza tutti i portatori di interessi noi non riusciremo mai ad arrivare alla fine di questo problema. Per esempio, una coltivatrice ugandese che ha ricordato a un pubblico americano che niente può succedere senza le coltivatrici, senza le donne. Facilitare le opportunità di business per aiutare le comunità a risollevarsi, creare degli obiettivi per il futuro, un sistema alimentare che dia salute a livello globale, a livello planetario. Tutto questo è possibile ed è raggiungibile, però dobbiamo considerare tutti e non soltanto chi è presente in questa sala oggi. Noi possiamo vedere questi problemi, siamo consapevoli di questo problema. La classe borghese, la classe più ricca, sanno che c'è questo problema, ma devono creare un impegno condiviso perché tutti affrontino questo problema, un problema che ci riguarda da vicino, personalmente, e ci riguarda tutti. E dobbiamo collaborare per raggiungere questo obiettivo condiviso per il nostro pianeta. Ora vorrei concludere con qualche parola che mi ha insegnato la mia esperienza. Siamo tutti d'accordo in questa stanza sulla necessità di andare avanti, ma l'unità della mission è soltanto un inizio. L'unità nelle azioni, mentre invece questo è proprio un progresso, è l'unità, stare insieme nel raggiungere gli obiettivi. Ebbene, questo è veramente il successo, affrontare i problemi alimentari globali con unità, senza lasciare niente
e nessuno dietro le spalle, anche nelle nostre conversazioni, non solo nelle nostre azioni. Sembra difficile, ma invece non lo è. Addirittura sembra impossibile, eppure nelle parole di Nelson Mandela lui ha detto: sì, sembra sempre impossibile fino a quando non lo si fa. Ci vuole ognuno di noi che vada avanti indipendentemente, ma insieme agli altri, unitamente agli altri, e riusciremo a farlo. Grazie. Thank you so much, Ruth. Grazie davvero. Grazie Efrin per questo discorso meraviglioso, e voglio anche ringraziare Daniel per l'incipit del nostro forum. Mi chiamo Vanessa Ox di Telemondo Network e mi fa piacere essere qui nella città meravigliosa di Milano, e voglio davvero ringraziare anche la Fondazione Bariglia, in modo particolare a Guido Bariglia, il presidente, che ha creato questo spazio assolutamente importante di collegamento, di ispirazione e di informazione per tutti noi. È questo ciò di cui abbiamo bisogno per avere la possibilità di attuare quella trasformazione che noi abbiamo bisogno.